Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Dopo averlo introdotto con il professor Firpo è arrivato il momento finalmente di presentare il libro dal vivo, L'audio retina, di Dennis Dutschke, che abbiamo qui con noi nella chiesa di San Domenico, un libro che fa un po' il punto sulle laudi del secolo XIV al XV. Intanto, perché questa scelta? Ma la scelta è stata una riscoperta di un manoscritto di una confraternita qui del 300 che ho fatto negli Stati Uniti alla biblioteca, una biblioteca a Kansas, nello stato di Kansas. E così ho visto il manoscritto e ho visto dei versi che citavano Arezzo e così mi sono immerso nello studio delle confraternite qui nel 300 e poi è venuto, dopo la pensione, dopo andare in pensione, mi sono dedicato a mantenere la promessa di scrivere il libro. Il suo italiano è perfetto, perché, perché lei è uno studioso appunto di storia medievale, italiana sì. Anche, e che effetto le fa insomma presentare il suo libro sotto il crocifisso di Cimabue? Oh, è un onore, sono veramente commosso. Profondamente grato al parroco di Luca Lazzari per aver concesso questa possibilità incredibile. Senta professore, questo libro non è certamente per non intenditori, però se uno volesse approcciarsi al tema della laudia aretina, può farlo leggendo il suo libro, perché ci sono anche delle bellissime figure con le laudi. Sì, sì, e anche l'introduzione, ho cercato di inquadrare un po' l'aspetto della lauda, non solo come espressione di spiritualità, ma anche come un'espressione di politica e sociale, culturale. Cioè del popolo italiano o aretino che nelle processioni cantavano queste laude e invitavano anche tutto il popolo a partecipare. Così diventava una cosa pubblica, un'espressione di coesione collettiva della città. Che cosa ne pensa della città di Arezzo, che immagino conosce? Sì, adesso la conosco abbastanza bene, insomma, non posso dire tanto, ma sono qui da quattro giorni, credo, e ho camminato. Sono andato anche a Montione, perché una lauda viene da quel fatto a piedi. A Montione, è così, e anche tutta la città. È una città splendida, una città storica, una città affascinante per me. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.